Allora, amici telespettatori, speciale Pianeta Basket TV, siamo al Pala Barbuto in occasione della presentazione della guardiala per Paolo Marini, che sarà nel roster prossimo della Gevi Napoli Basket. Siamo proprio con Pierpaolo. Pierpaolo, benvenuto a Napoli. Grazie, grazie mille. Naturalmente, le tue impressioni, sei arrivato da qualche ora, naturalmente, quindi. Sì, ancora diciamo che mi devo ancora ambientare, quindi per me era una novità. Personalmente non ero mai stato a Napoli e non avevo mai giocato contro il Napoli, quindi è tutto nuovo e sono carichissimo di scoprire questa nuova città. Senti, vieni da molte buone esperienze, sei un giocatore poliedrico, qualcuno dice che puoi addirittura giocare in tre ruoli, Addirittura. play, guardia e ala, insomma, un grande prospetto per il futuro, una grande speranza anche per la nazionale, che è stato in nazionale sperimentale, insomma. La Serie A2 la conosci molto bene, ci parli delle tue precedenti esperienze, poi parliamo del futuro, naturalmente. Ma che dire, la mia carriera è iniziata a Roseto degli Abruzzi, dove sono nato e cresciuto a livello umano e cestistico. Poi sono andato via da Roseto per fare l'esperienza a Treviglio. Subito dopo sono andato a Jesi nel girone est e diciamo che quell'anno è stato l'anno della mia affermazione definitiva, se così la vogliamo chiamare. E poi recentemente ho passato 2 anni a Forlì, dove diciamo che abbiamo raggiunto degli importanti risultati, diciamo. Senti, allora, adesso il futuro Napoli, conosci Napoli, sei stato mai a Napoli, No, conosci come ti ho detto prima, per me è tutto nuovo, quindi sono da un lato un po' preoccupato e dall'altro un po' carico, quindi. Senti, conosci qualche tuo nuovo compagno, di quelli che sono stati almeno annunciati o confermati? Sì, Diego ha avuto la fortuna di farci un raduno della Nazionale Sperimentale un po' di anni fa. Quindi è stato un piacere riabbracciarlo e poter giocare di nuovo con lui quest'anno. Senti, allora, il campionato di A2 lo conosci, un campionato molto difficile, molto lungo, in cui fino alla fine bisogna dare il massimo, i playoff diventano una fase molto importante nella quale devi naturalmente centuplicare le forze. Che pensi del campionato di Serie A2 e poi passiamo al capitolo Napoli, ovviamente. Ah, diciamo che il campionato di Serie A2 è un campionato molto equilibrato e i risultati degli anni passati ce lo insegnano, quindi mai abbassare la guardia, ogni partita è una finale perché chiunque può vincere con chiunque, quindi bisogna essere duri e bisogna essere una squadra solida. Senti, conosci Coach Sacripanti, conosci insomma un po' l'ambiente, oltre a qualche giocatore, come ci hai detto, sì. No, Pino l'ho sentito per la prima volta quest'estate quando ci siamo sentiti telefonicamente, nel resto l'ho visto solo in TV. Senti, Quindi. i proponimenti per questa stagione, ovviamente fare meglio, fare sempre meglio, in una squadra importante, Napoli costruirà sicuramente una squadra di primo livello, per tentare sicuramente di arrivare alla categoria superiore sul campo. Io sono qui per questo, quindi perché Napoli mi ha offerto questo, diciamo, progetto ambizioso e non vedo l'ora di dare una mano a Napoli, alla città, di tornare dove merita. Il tuo giocatore simbolo, il giocatore a cui ti sei ispirato quando eri piccolo, quando hai iniziato magari a fare mini basket, quando hai iniziato le Vabbè, categorie giovanili, il tuo giocatore ideale, insomma. risposta banalissima, Michael Jordan, però diciamo che cerco di prendere spunto da tutti i campioni che fanno questo sport. Tipologia di giocatore sei? Ti piace essere perimetrale o tendi anche ad andare a canestro, penetrazione? Che tipologia di gioco ti piace soprattutto? Ma diciamo che da quando ero bambino, la mia caratteristica principale era il tiro da 3 punti. Poi negli anni, giustamente, ho dovuto migliorarmi in altri aspetti perché, cioè, per fare il giocatore devi fare tutto, quindi mi piace fare un po' tutto, diciamo. Capito.
Senti, allora i tuoi obiettivi logicamente li abbiamo spiegati, la maturazione, magari anche andare in nazionale, con Napoli crescere sempre di più, no? Credo. Vabbè, nazionale diciamo che è il sogno di ogni giocatore di basket, da quando inizi da ragazzino, è quello il sogno, diciamo. E poi sicuramente far bene con Napoli e come ti ho detto prima, riportare questa piazza storica ai livelli di come era prima. Due parole per i tifosi di Napoli. Ah, speriamo di vederci presto e non vedo l'ora di iniziare. Insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni. Grazie a Pierpaolo Marini. Grazie a voi. Siamo con Diego Bonaldi, continua il giro di interviste qui al Palabarbuto. Allora, Diego, seconda stagione con Napoli, sei contento naturalmente. Un'analisi di quel che è successo, di quel che può succedere, naturalmente. L'anno scorso a marzo praticamente lo stop, no? Sì, ovviamente sono contento di essere rimasto. Io ho sposato come intento della società questo progetto. C'è un po' di rammarico perché comunque l'anno scorso avevamo raggiunto un obiettivo, insomma, molto importante per tutti e secondo me potevamo dire la nostra, però cioè, purtroppo il Covid ha fatto quello che ha fatto e sicuramente ripartiremo al meglio per la prossima stagione. Senti, quindi seconda stagione a Napoli, campionato di A2 che diventerà sempre più difficile e competitivo, tra l'altro con l'appendice dei playoff che diventano determinanti da 2 stagioni dopo l'abolizione della promozione diretta, direi quindi un campionato che si presenta sempre molto complicato e da combattere praticamente, no? Ma sì, alla fine la Lega 2 è sempre stato un campionato non facile, anche per quanto riguarda le poche promozioni, tra virgolette. Però comunque io penso che come abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno sicuramente di più, anche perché non so, è una sensazione mia, secondo me possiamo fare molto bene. Di quelli che siete rimasti e dei nuovi, cosa pensi con Coach Sagipanti? È presto ancora, siamo a poco meno della metà di giugno, quindi il roster deve essere sicuramente completato, bisogna vedere Certo. anche le altre squadre cosa fanno, insomma, ma una tua prima impressione? No, secondo me la società si sta muovendo benissimo, anche i ragazzi che già fanno parte della squadra li conosco, ci ho avuto modo di giocarci insieme in nazionale e per come si sta muovendo la società io penso che stia facendo un ottimo lavoro anche perché si è mossa subito nonostante il Covid e questo penso che sia un messaggio importante per quanto riguarda la solidità che ha questa società. Senti, il basket italiano ha sofferto con il Covid, molto più anche di altri sport, il calcio ha ripreso, la pallavolo e la pallacanestro sono praticamente gli unici sport di squadra che sono stati completamente fermi e si spera possano riprendere tra agosto con questa Supercoppa e ottobre poi col campionato. Il tuo pensiero da giocatore, Ma io mi auguro che ripartiamo il più presto possibile perché 3 mesi senza giocare per me, ma come per noi giocatori, ma anche per un tifoso è stato duro. Ecco, mi auguro che rinizieremo il più presto possibile e aspetteremo appunto novità riguardante questa cosa, ma cioè, penso e spero che ci siano insomma senti, una nuova tutte. squadra come ti immagini? Con un esterno americano, più guardia, più regista? Come ti immagini il nuovo roster partenopeo? Ma diciamo che tra virgolette ho la fortuna di poter giocare sia da playmaker che da guardia, quindi sono a disposizione del coach e quello che appunto mi dirà di fare io alla fine mi trovo bene a fare sia il playmaker che la guardia. Senti, Napoli sicuramente tra le favorite l'anno prossimo per il salto di categoria. Torino e Verona potrebbero non esserci per il salto in Serie A. Cosa pensi possono fare le altre squadre? Scappati, per esempio, sta facendo molto bene. Tortona sta facendo molto bene. Udine molto bene con Boniccioli, che è un allenatore vincente che vuole tornare sicuramente in grandi palcoscenici. Insomma, la geografia si incomincia a designare, anche se per grandi linee. Vedremo poi a luglio, che è il mese Certo. decisivo, come si completeranno gli roster, no? Ma sicuramente le squadre che hai appena citato stanno facendo un ottimo roster, nonostante tutto, però poi dipende comunque come va il campionato, perché alla fine lo sai meglio di me. Non tutte le squadre che sulla carta magari possono essere forti, poi durante il campionato vanno bene. Comunque sì, è un campionato abbastanza complicato, ma.
Io insomma torno a ripetere che sono molto convinto che quest'anno faremo bene. Un tuo saluto ai tifosi di Napoli, che oltretutto non ti vedono sul campo dall'8 marzo. Infatti, pure io non vedo il campo da tanto tempo e non vedo i tifosi. Quindi ci vediamo presto, mi raccomando, seguiteci e vi aspetto. In occasione della presentazione di Pierpaolo Marini abbiamo avuto un grande onore incontrare un vecchio amico, un amico della pallacanestro napoletana, una bandiera della pallacanestro napoletana, lo abbiamo visto anche qui negli ultimi tempi della sua carriera, Mimmo Morena. Ciao Mimmo, come stai? Ciao, ciao, benissimo, grazie per le tue parole, sempre al solito, Vabbè, ma ci conosciamo da 30 anni. Pensa che io ti ho visto la prima volta che eri juniores con Novosel. Ti ho visto la prima volta sul parquet, mi ricordo anche che Novosel ti diceva sempre: Mimmo, devi tirare, Mimmo, devi. Lui, grazie a Novosel, che diciamo, che ha dato la svolta alla mia carriera, perché lui disse devi tirare da fuori e questo poi mi permise di diventare Quindi l'88. erano 88, quindi ci conosciamo da 87-88, quindi Sì. siamo. Non rileviamo l'età, però No, diciamo, no, diciamo, eravamo. Sì. Allora, Mimmo, questa pallacanestro italiana speri di possa riprendere dopo questa brutta botta del Covid, no? Ah, sì, assolutamente, assolutamente. La pallacanestro riprenderà sicuramente con un po' di difficoltà, però la federazione e le società si stanno organizzando al meglio per riprendere in tutta sicurezza e poi ovviamente bisogna vedere cosa succede con questa famosa curva Esatto. epidemiologica, quindi Senti, vedremo. ma se tu dovessi dare un consiglio alla Serie A, alla Serie A2, quale strada intraprendere? Valutare un po' più gli italiani, far giocare un po' più gli italiani, qualche giovane in più, qualche straniero in meno. Insomma, che strada devi prendere la pallacanestro nei primi due campionati nazionali? Beh, sicuramente, allora, no, purtroppo non possiamo dire riduciamo il numero degli stranieri, perché con l'apertura totale sarebbe un po' un controsenso. Probabilmente un gentleman agreement tra le società potrebbe far sì che limitino il numero degli stranieri, dando più spazio agli italiani, investendo molto di più sui vivai e sui giocatori italiani, dandogli anche poi l'opportunità, perché ce ne sono tanti, dando l'opportunità di poter esprimersi poi sul campo, quindi dare fiducia anche ai ragazzi giovani che sicuramente faranno tanti errori, ma poi ti ritroverai dei ragazzi che possono stare in campo sia in Serie A e perché no, essere poi proiettati verso la nazionale. Senti, siamo in Campania che tu conosci molto bene, Sì. Napoli, Scafati, insomma, hai giocato un po' dappertutto e conosci molto bene la Campania. Come vedi la Campania quest'anno in A2, Napoli, Scafati e Caserta? Beh, io sinceramente non conosco la realtà di Caserta, che è una realtà da Nuova. quello che ho letto nuova, quindi È non ho... tornato Oldoini, insomma, si Sì, tenta di si riprendere tende di riprendere una dopo un po' strada, sì. di problemi, insomma. Conosco ovviamente bene la realtà di Napoli e quella di Scafati e si stanno muovendo, secondo me, in maniera eccellente sul mercato. Società ambiziose che vogliono, sul campo raggiungere dei traguardi importanti e quindi io credo che vada fatto un plauso al Napoli e a Scafati per quello che stanno facendo. Poi dobbiamo vedere anche gli sviluppi di Avellino, so che stanno cercando, quindi potrebbe esserci di Cercando di nuovo risalire. di un ritorno di quattro piazze Storiche. storiche che faccia sicuramente fa il bene al movimento Senti cestistico Mimmo, quando campano. torni da queste parti e vedi il Palabarbuto e il Mario Argento, che cosa pensi? Qual è il tuo. Io ti dico sinceramente, quando vedo il Mario Argento così e ci passo, il cuore nostro è lì, no? Allora, sì. Praticamente abbiamo vissuto tempi epici come anche qui, per carità, però il cuore della pallacanestro è Allora, rimasto il Mario io Argento. non ti nascondo, io stiamo ospite da mia cognata Mergellina e quindi il tratto da Mergellina a venire a Fuorigrotto, quindi questi 20 minuti, perché io ho visto la mia gioventù l'ho passata a Fuorigrotto, quindi tra la loggetta, tra Viale Kennedy e via Nuovo Agnano. Quindi io il mio primo passo di basket l'ho mosso nel Mario Argento. Quindi ho avuto le palpitazioni nel tragitto da casa di mia cognata qui, perché ti vengono poi in mente tutti i sacrifici, tutta la tua Vero. vita Poi tu hai vissuta. visto tanti protagonisti, hai visto Sì, Mike Mitchell, per esempio, hai visto Walter Berry, hai io ho visto avuto tanti. la fortuna di
ringrazierò sempre di aver giocato in un periodo dove gli stranieri che venivano erano degli All-Star NBA. Sì, perché poi De Piano all'inizio pigliava giocatori scommessa, poi Poi improvvisamente poi tirava diciamo fuori Walter Berry, Mike Mitchell, i Simpson, ne sono venuti tanti, Ron Rover, Bryant, Russell Schoene, diciamo Alex English, anche se a fine carriera. Robinson. Cioè, stiamo veramente parlando di storia della pallacanestro. Quindi io, venendo qui, ovviamente, io ho iniziato al Mare Argento, dove ho avuto l'onore e il piacere di giocare davanti a 12.000 persone, e ho raggiunto l'apice della mia carriera nel Pallabarbuto. Giusto, quindi con la Quindi Coppa Italia, giusto. semifinale Scudetto, Coppa Italia, anche se vinta a Forlì, però insomma ovviamente guadagnata qui, e poi la partecipazione all'Eurolega. Io rimane Quindi, indelebile chi questa. meglio di te sa che Napoli è una città di pallacanestro? La Napoli è una città principalmente di calcio, Però anche di ovviamente, pallacanestro, dai. ma Ti ricordi, soprattutto venne anche Maradona a giocare con non voi? ricordi incredibili, cioè Maradona, Bagni, Giordano, Ferrario, Ferrara venivano a vedere le nostre partite. E ci fu un episodio che durante un time out entrò Maradona con i suoi compagni, ci fu un boato incredibile e noi diciamo, non stavamo giocando in un time out, ci girammo e lo vedemmo entrare, ripeto, qualcosa di incredibile. Quindi il basket a Napoli è importantissimo, cioè la gente Napoli è quindi merita il palcoscenico della Serie A, questa società assolutamente. sta cercando di Io portarlo. credo che grazie a questa società che si stanno facendo delle cose molto importanti. Cioè una società solida, una società organizzatissima e soprattutto fa le cose con i ritmi giusti, cioè non vuole affrettare di fare salti in cose che magari ci vuole un poco di tempo. Quindi. Assolutamente, il tuo saluto allora ai tifosi di Napoli. Tu adesso vivi in Puglia, quindi. Sì, vivo in Puglia, in questo periodo, diciamo, avendo il lavoro sospeso a causa Covid, ho tempo di venire a trovare i parenti, gli amici e di godermi Napoli, che ovviamente, anche se si sta benissimo a Ostuni, in Puglia, io ho Napoli nel cuore. Quindi grazie, Grazie a Mimmo, un saluto. amico fraterno del basket, Esatto, napoletano. Io così ti grazie. definisco Ti sempre. Sei un ringrazio. fratello per noi, per tutti gli appassionati. Chi? Io credo che nessun appassionato di basket non possa ricordare Mimmo No, Morena, no? la cosa bella è che figli di ragazzi che venivano a vederci mi conoscono e dicono perché papà parlava sempre di quella Carpisa, di quella Eldo che ha fatto la storia a Napoli e quindi è bello che è stato trasmesso questa passione anche Assolutamente. dai genitori ai figli. Quindi approfitto e saluto tutti i tifosi del basket di Napoli sperando magari di ritrovarci tutti quanti qua. Grazie. Allora siamo con il presidente Federico Grassi. Federico, innanzitutto grazie per essere ancora con noi. Allora, Grazie presentazione di Pierpaolo Marini che fa da spartiacque una nuova stagione, sicuramente importante. Ci parli di quello che è successo e di quello che potrà succedere, anche per quanto riguarda il roster, naturalmente, a voi. Sì. no? No, Pierpaolo Marini è stato il primo giocatore che abbiamo cercato in questo nuovo anno. Certamente è un anno difficile quello che ci apprestiamo a vivere perché ancora non sappiamo regole, non sappiamo quello che possa succedere. Però chiaramente, essendo imprenditori, essendo, diciamo, dovendo pensare sempre positivo, abbiamo iniziato a imbastire la squadra proviamo a creare un roster tale per poter fare un campionato di vertice. Noi ci teniamo a fare un campionato importante e provare a dare soddisfazioni ai tifosi napoletani portandoli in A1 dal campo e non a tavolino. Oggi ci ha annunciato anche la conferma di Iannuzzi, un ulteriore tassello, Sì. no? Che si aggiunge appunto a Monaldi e a Sandri come conferme. Poi sono arrivati Marini e appunto Eric Lombardi. Si sta incominciando quindi a disegnare il nuovo roster. La tua opinione sulle conferme e sui nuovi arrivi, a parte Io Marini di quello? sono molto contento delle conferme perché i ragazzi hanno sposato il progetto, hanno anche accettato, insomma, una piccola riduzione del loro ingaggio per rimanere a Napoli e provare, insomma, a ridurre un po' tutti i costi che abbiamo durante la stagione. Sono molto molto contento perché ci stanno dando una grande fiducia e pensare dove eravamo 2 anni fa, ad agosto di 2 anni fa, dove era difficile trovare i giocatori per poter allestire il roster. Sono molto soddisfatto di questo, quindi partendo da questo e mettendo dentro 2 tasselli come Marini e Lombardi, sì, stiamo creando una squadra soddisfacente, tutto grazie chiaramente alle direttive del coach.
Per gli americani ci stiamo muovendo, secondo noi insomma faremo un roster diciamo di 8 over, quindi per il momento diciamo partiamo da 8 over e quindi crediamo che ci manchi un italiano e due americani che stiamo cercando. Assolutamente, hai fatto un discorso molto spontaneo e molto sincero prima per quanto riguarda l'eventuale approdo in A1. Hai detto non ce la siamo sentiti per una serie di situazioni. Vuoi ripeterci le vostre intenzioni? Sì, noi abbiamo ragionato su questo prima anche di fare un passo azzardato. Certamente non c'erano le possibilità per poter fare un passo più lungo e quindi come io, diciamo come noi, diciamo le tre famiglie che stiamo vivendo il basket di questa società, abbiamo allestito con passione tutto quello che stiamo facendo, prendendo credibilità, non ce la siamo sentiti di fare un campionato casomai di A1 dove rischiavamo di fare i ruoli di comprimario o addirittura di rimanere, diciamo, nell'ultima posizione. Quindi non era giusto neanche per Napoli fare un discorso del genere. Quindi abbiamo pensato che il criterio più giusto era quello di partire alla 2, fare un campionato di vertice di A2, provare a far tornare il grande pubblico come quello che abbiamo visto durante la nazionale all'interno del palazzetto e partire da lì per poter crescere sempre di più. Questo, diciamo, è quello che noi abbiamo avuto come pensiero. So che molti tifosi napoletani avrebbero preferito la 1, però fare una 1 e poi non avere, io posso garantire già da ora che tutto il budget di quest'anno di A2, nonostante il Covid, nonostante quello che diciamo, abbiamo passato in questi mesi, è già garantito. Quindi noi non abbiamo problemi, insomma, nell'anno di portare avanti la stagione. Assolutamente, adesso ci proiettiamo un pizzichino sul futuro e ancora sul mercato. Vi mancano tre giocatori, grosso modo, hai fatto capire. Due giocatori americani e un italiano. Che tipologia di giocatori state cercando? Non vogliamo nomi perché giustamente ti ho detto se non sono fatti tanti di nomi, se ne continueranno a fare Ne le continuando a indiscrezioni. Per esempio, si è fare. fatto meglio ultimamente come nome, un giocatore che hai detto mi interessa, però Noi è un giocatore che scende dalla 1, giustamente. sicuramente ci interessa. Un giocatore scende dalla 1 e io penso sia difficile possa venire a Napoli perché comunque scendendo dalla 1 a venire a Napoli non credo ci siano queste possibilità. Però noi siamo interessati, abbiamo parlato e vedremo quello che succede. Certamente ci sono tanti altri giocatori americani e noi vorremmo insomma prendere un americano, quindi fermarci un attimo dopo un attimo e capire bene cosa ci sta sul mercato, perché quello che io provo sempre a fare è prendere giocatori fondamentali, non prendere un giocatore tanto per prenderlo. Quindi stiamo studiando tutte le situazioni per far sì che questo roster sia perfetto dall'inizio e non come l'anno scorso dove purtroppo dei piccoli errori l'abbiamo fatti, ma errori anche in esperienza del primo anno di A2, quindi abbiamo un attimo peccato su determinati giocatori, però sicuramente quest'anno stiamo andando ben definito su quelli che vogliamo, fino ad ora quelli che volevamo abbiamo preso. Senti, se ti dovessi trovare a parlare con i tifosi in questo momento, manca il basket dall'8 marzo a Napoli e non sappiamo giustamente, come dicevi anche tu, quando potrà tornare, regole, istituzioni e varie altre cose. Che cosa vorresti dire al tifoso napoletano? Innanzitutto a Napoli manca il 16 febbraio, che l'ultima partita in casa Sì, a porte chiuse. col pubblico è stata il 16 febbraio. Ma quello che ci tengo a dire è che noi stiamo facendo tutto questo con passione e sappiamo la passione che c'è il tifoso napoletano e vorremmo tanto che ci seguissero, ci dessero un apporto tale da poter tutti quanti festeggiare a fine anno la 1. Questo fondamentalmente. Io credo che il pubblico napoletano lo può fare. Proveremo a non partire bene, quindi a fare un campionato di vertice dall'inizio, quindi far innamorare il tifoso napoletano da subito. Ci proviamo, certamente non è facile, però io so bene che diciamo, il pubblico può seguirci. Il pubblico è chiaramente un pubblico ambizioso, un pubblico che ha visto l'Eurolega, un pubblico che ha visto la semifinale di campionato nel 2006, quindi parliamo di pochi anni fa. E quindi chiaramente è dubbioso capire, ha timore che tutto questo possa finire da un giorno all'altro. Su questo io lo capisco, perché poi ero dall'altra parte, quindi ho seguito tutte le gesta delle squadre napoletane, quindi ci sta anche questo timore. Però spero che il pubblico possa darci fiducia e venire al palazzetto. Grazie a Federico, grazie. Allora, Duccenzo in fondo, Pino Sacripanti. Ciao Pino, innanzitutto, Ciao non a ci tutti! vediamo da marzo, di conseguenza, insomma.
Allora Pino, si sta costruendo questo roster, ci parli insomma della costruzione della squadra. Allora, oggi è arrivata la conferma anche di Annuzzi, ce l'ha detto il presidente, dopo quella di Monaldi e Sandri, e i due nuovi arrivi, Marini e Lombardi. Ma sì, è difficile parlare adesso di una costruzione nella globalità. Stiamo mettendo dentro dei pezzi di puzzle che possano cercare di incastrarsi il meglio possibile. Le qualità che cerchiamo sono una, diciamo, un buon atletismo da parte dei giocatori, un'età, diciamo, media che possa dare, possa permettere di potersi allenare con un certo carichi di lavoro in maniera notevole. E poi è chiaro che adesso c'è lo snodo importantissimo dei due americani e di un altro paio di italiani da aggiungere, quindi non siamo ancora fuori, tra virgolette, dai vari Chiesa, Mastellari, Anelize, che sono tenuti in alta considerazione, però stiamo vedendo quello che offre il mercato. Il mercato è un mercato stranissimo, quello di quest'anno, perché molti giocatori di A2 hanno provato da uno. Il coronavirus ha dato dei, così, ha dato dei messaggi difficili da decifrare, il mercato ancora non è decollato, nello stesso tempo tutti aspettano che i prezzi si abbassino, ma c'è da stare molto attenti. Senti, adesso mancano quindi 3 o 4 giocatori, che tipologia di giocatori state cercando? Logicamente non voglio i nomi, perché se ne fanno tutti i giorni, quindi è inutile farne, insomma. No. Come gli americani, per esempio, che tipologia di giocatore stai cercando? No, non è quello il discorso, cioè ci sono varie strade, ecco, sempre a seconda di che tipo di che giocatore può venire fuori, possiamo fare una squadra dove ci vuole magari uno più bravo a passare, uno più ragionatore, mentre invece se ne viene qualcun altro che abbiamo sotto osservazione, allora prendiamo un'altra via. Ecco, l'importante è che si abbia una coerenza in quello che si dà sotto un punto di vista tattico-tecnico. Assolutamente. Senti, che pallacanestro sarà quella dopo il Covid, secondo te? Lascerà qualche traccia questa pandemia? Si riprenderà sicuramente con grande voglia, ma che tipologia di basket sarà, secondo te? Ma non abbiamo la sfera di cristallo. Io credo che alla fine, se ci si potrà allenare tranquillamente, tutto riprenderà abbastanza come prima. Penso che più che la pallacanestro sul campo sia invece un punto importante capire che pallacanestro sarà sotto un punto di vista organizzativo, diciamo, dei piani più alti, cioè di come si struttura la 2, si struttura la Serie 1. Il credito d'imposta sarà molto importante per vedere se la pallacanestro potrà avere delle risorse, ci sarà il pubblico o non sarà il pubblico. Ecco, credo che sia un momento importante per potersi tutti quanti unire un po' di più nella sostenibilità. Ecco, io credo che la parola corretta da perseguire sia la sostenibilità, cioè di fare una cosa che possa stare in piedi perché economicamente se lo possa permettere. Che tipologia di campionato di A2 ti aspetti? Sempre molto battagliero, combattuto fino alla fine, no? Un campionato dove non sai mai cosa ti aspetti, insomma. Beh, questo lo possiamo dire solo a mercato concluso. Quindi le squadre, insomma, le solite squadre che saranno favorite, solito campionato duro. Ti aspetti un campionato con un numero di squadre ridotto o tu pensi poi alla fine si arriverà almeno a 26 squadre? No, io questo non lo so, io dico che dobbiamo essere noi bravi a costruire la squadra il migliore possibile e poi dopo ne riparliamo ai primi di settembre. Ecco, ai primi di settembre cerchiamo di capire adesso. Parlarne adesso non ha senso con un mercato totalmente aperto, con le squadre ancora che non si sono iscritte, con fideiussioni da pagare, con ecco, io spero solo che quello che si sta cercando di fare, sono ripetitivo, però di rendere sostenibile qualsiasi tipo di campionato e magari poter vedere se si possono mettere a posto un po' le strutture in Italia per far ripartire i settori giovanili, credo che questa sia la cosa più importante.
ai tifosi napoletani cosa possiamo dire? Manca il basket dal 16 febbraio qui a Pala Barbuto, perché l'8 marzo si giocò, ma si giocò a porte chiuse. Cosa possiamo dire ai tifosi? La gente, insomma, che ha sete naturalmente di tornare sugli spalti, ha voglia di tornare sugli spalti. Io credo che il pubblico napoletano sia stato molto partecipativo in tutta l'annata scorsa, che è stata un'annata, secondo me, partita male, poi messa molto molto bene sui binari, ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, perché potevamo essere una mina vagante molto importante, che eravamo diventati una squadra solida. Ecco, quello che posso solo dire è che stiamo lavorando mattina, pomeriggio, sera, notte per poter cercare di allestire una squadra con un criterio, perlomeno, ecco, con un'idea di squadra che possa lavorare, che possa dare una certa fisicità, possa mettere dei carichi di lavoro importanti, e su questo non si sta tirando indietro nessuno dello staff. Bene, allora con Coach Sacripanti concludiamo questo speciale di Pianeta Basket in occasione della presentazione alla stampa e ai media di Pierpaolo Marini. Alla prossima, naturalmente, con le nostre trasmissioni. Grazie, Coach. Grazie a voi.